Non sono obbligati, mi fa piacere, l'abbiamo messo un piacere, è una mia prerogativa. Ma è un'offerta che possiamo rifiutare? Dovete scappare del cinese. Vi offriamo anche l'aperitivo, dopo la cultura. No, solo una riflessione, che poi alla fine è anche una curiosità, attraverso una domanda. Durante queste lezioni mi sono occupato come gruppo di lavoro anche del discorso dell'informatizzazione della sanità, che in Lombardia comunque ha un certo livello di eccellenza, giustamente anche inequivocabilmente. Parlando con una persona anche che lavora all'interno, eccetera, insomma, noi abbiamo a livello ospedaliero, comunque a livello sanitario, una serie di dati, tutti i dati dell'ospedalizzazione. Quindi, però, chiedevo appunto anche alla persona che lavora dentro, dice, però questi dati sono disponibili al pubblico o comunque a... Io direi al pubblico, poi diciamo di minima anche alla classe, anche ai ricercatori o anche agli enti comunali, eccetera. E lui diceva no, non tutti, per vari motivi credo, perché comunque non bisogna allarmare, non lo so. Voglio dire, una proposta che era venuta fuori anche dal nostro gruppo di lavoro era quello di imporre a livello regionale il monitoraggio, c'è già di questi dati, perché ci sono tutti, anzi, però la pubblicazione, perché bene o male, secondo me, a costo zero, perché esistono già, potremmo avere immediatamente in tempo reale anche situazioni critiche. Non so, adesso mi ero venuto in mente a Monza, no, che qua tutto nel silenzio, quando è andato in fumo il magazzino cinese con l'amianto e tutto, hanno detto no, non c'è problema. È stato bello vedere anche, no, nei giorni successivi, come dite voi, quante persone sono state, per dire. E quindi lo rilanciavo ai consiglieri regionali di portare avanti questa cosa, che è assolutamente fattibile, se non a livello politico. A livello tecnico c'è già. Invece se voi avete accesso a tutti questi dati oppure no. Sì, noi agli altri abbiamo accesso, sempre immagino che lei si riferisse al sistema SIS, che è stato fatto in realtà secondo me per controllare le prescrizioni dei medici di famiglia, quindi con un aspetto un po' da carabinieri, però ha permesso, stabilendo per esempio le prescrizioni di farmaci, il ricovero in ospedale, la mortalità, non ci sono tanti dati, ma ha permesso a noi di fare, io non mi occupo solo di inquinamento, sono un internista, di stabilire tante cose, per esempio rispetto all'utilizzo dei farmaci, non so, stabilire per esempio che l'ipertensione, che è uno dei problemi principali, perché è una delle malattie più diffuse, e dimostrare che chi piglia i farmaci regolarmente ha dei benefici, chi non li piglia non ha dei benefici. Lo stesso per quanto riguarda le statine. Il sistema è migliorabile, io naturalmente personalmente in quel sistema lo spenderei un sacco di soldi per migliorarlo, però posso dire di avere forse una visione un po' partigiana sul problema, perché essendo uno che lavora in un ospedale, anzi dirigo dal punto di vista scientifico un ospedale, quei dati, io ho fame di quei dati, quindi però sono va visto dai politici in una maniera più globale ed equilibrata, la mia visione forse un po' partigiana, magari tu, non so, Margherita, puoi avere una visione meno partigiana. Comunque è una delle cose in cui la regione Lombardia non parte da zero, si può sempre migliorare e speriamo che questo avvenga. Sì, io volevo fare un appunto sulla dichiarazione del professore riguardo al teleriscaldamento. Si è detto un pezzo di energia teleriscaldamento. Di fatto il teleriscaldamento è un'energia pulita, perché è l'acqua reale, però bisogna riflettere sul come viene prodotto il teleriscaldamento. Generalmente, almeno qui in Lombardia, viene prodotto quasi esclusivamente, non conosco, poi ci sono altri metodi che producono, tramite l'incenerimento dei rifiuti. Sappiamo benissimo che gli inceneritori
sono fabbriche di diossina, con i clorobifenili, metalli pesanti, nanoparticelle che sono molto meno rintracciabili rispetto per esempio ai PM10 che sono di ordine di 10 micron, i PM01, quelli per, per i genitori di nuova generazione sono 100 volte più piccoli, quindi molto più difficilmente rintracciabili. Credo che il teleriscaldamento non sia proprio una soluzione logica al riscaldamento tradizionale che può essere per esempio il metano. Ci sarebbe da fare un ragionamento su delle energie veramente rinnovabili per poter riscaldare casa. Guardi, lei ha ragione, io non avrei dovuto menzionare il teleriscaldamento, l'ho menzionato sempre per quella cosa che mi ha ossessionato in quei famosi articoli dei 6 candidati governatori su Corriere della Sera, in cui, continuando a menarla su sta storia, che il problema principale è il riscaldamento delle case, invece credo anch'io che ormai ci sono forse ancora qualcuno che usa la nafta, ma non credo che siano molte, proprio perché come è stato detto prima, lì c'è stata una forte azione incisiva, io obbligando diciamo, a passare al gas e al metano, uno di questi, forse anche più di uno di questi candidati governatori, evidentemente mal consigliati, parlavano del teleriscaldamento. Io stupidamente ho ripetuto la cosa. Per me il concetto è che, per carità, il riscaldamento è una componente importante. Si può intervenire, per esempio, non tenendo le case a 23-24 gradi, come mi capita di vedere, e tenendolo, poi ci sono probabilmente altri modi che io non conosco. Quello che voglio dire è che il nemico numero uno è il traffico, non è il riscaldamento delle case. Salvo, e qui lo dico, che ecco, vale la pena di dirlo, forse lo può precisare meglio Margherita, io faccio sempre l'esempio della mia povera mamma che veniva, cioè una famiglia piccolo borghese, subito dopo la guerra, avevamo dei problemi, abitavamo in una casa un po' brutta, la sua massima ambizione è, quando ha cambiato casa, di mettere in casa un caminetto. Il caminetto è una delle fonti peggiori di inquinamento. I caminetti sono tremendi, ci sono delle valli alpine dove magari uno va a respirare l'aria buona, hanno pochissimo traffico, ma i caminetti sono inquinati quanto Milano e Trieste, quindi soprattutto è un grande emettitore di polveri sottili. E questo sia all'esterno sia all'interno, cioè nelle case con i camini, anche quando il tiraggio è un buon tiraggio, se non ci sono dei sistemi particolari che praticamente tolgono i fumi non appena questi si formano, però poi comporta che nell'aria che entra dell'aria esterna, per cui si raffredda e si perde forse un po' la funzione del camino, insomma sostanzialmente il caminetto è una fortissima sorgente inquinante. Quindi nelle case in cui si usa questo mezzo è fortemente consigliato spegnerlo, insomma. Poi chiudiamoci, il riscaldamento non è una fonte importante di inquinamento nei paesi occidentali, ma se si vede quello che è stato un recente rapporto di un gruppo di quelle che sono le malattie che pesano nel mondo, si vede che nei paesi in via di sviluppo il riscaldamento delle case ha un luogo pesantissimo come causa di morte, ma comunque da noi non credo che abbia un ruolo importante, non credo che il caminetto ci siano in molti che lo usano, se non appunto quando uno va in montagna, respira l'aria buona, poi si mette davanti al caminetto. Buonasera, mi chiamo Valentina Migli, volevo fare una domanda al professore. Per quanto riguarda le cause di morte, in quanto tempo si sviluppano le malattie prima di portare alla morte? Soprattutto, che incidenza hanno soprattutto nei bambini? Grazie. Grazie, una bella domanda, perché ci sono degli effetti acuti dell'inquinamento, nel senso che anche un aumento piuttosto modesto, come possono essere 10 microgrammi che nelle nostre città si verificano continuamente, determina acutamente un incremento della mortalità, per esempio da malattie soprattutto cardiovascolari, che sono quelle di cui mi occupo, come abbiamo detto, il meccanismo sulle polveri più sottili, non solo il black carbon, ma anche quelle da 0,1 che citava prima il signore, e lì avvengono rapidamente, quindi può determinare proprio le morti improvvise. Quindi c'è un effetto acuto, ma anche un effetto cronico, cioè l'effetto di un'esposizione continuativa. Ci sono delle percentuali e dei numeri, che qui non ricordo, però ci sono anche due problemi. I bambini, sicuramente, per fortuna
diciamo, a tempo breve sono protetti contro le malattie cardiovascolari dall'età, no? I bambini non hanno l'infarto, l'ictus, eccetera. Però l'inquinamento determina, quindi anche nei bambini, accelera lo sviluppo di un fenomeno, se vogliamo, ma anche abbastanza fisiologico, purtroppo come quello dell'aterosclerosi, per cui si sospetta che incominci anche nei bambini a svilupparsi più precocemente il fenomeno della formazione delle placche aterosclerotiche nei vasi, che magari pagheranno più tardi. Non ci sono ancora molti dati su questo. Quello che è sicuro è che il bambino è soggetto ai problemi respiratori, beh, all'asma, ai bronchiti, e il discorso di non portarli con il passeggino, ma se non altro di alzarli quel metro e mezzo come tutti, tenendoli davanti nel marsupio o dietro col zainetto, è un piccolo modo che va per alzare. Quindi c'è un effetto acuto e un effetto cronico, purtroppo. Quindi è per quello che io ho detto che anche la domenica senza macchine qualcosa serve, e che risparmia, probabilmente non tante, però risparmia qualche vita, qualcuno che non sarebbe morto se non per quello. Scusi, io mi volevo riallacciare al discorso che ha fatto poc'anzi il signore, il fatto di cambiare il parco macchine. Però anziché, che ne so, fare il blocco di un giorno, della domenica, non si potrebbe creare dei parcheggi lì nelle periferie delle città e diminuirlo tutta la settimana anziché bloccare il traffico solo la domenica? Non sarebbe meglio? Lo dica ai politici, è ovvio che è meglio, però non è facile, io ammetto che sia facile dire queste cose, ma poi bisogna anche porsi problemi di come queste cose possono essere implementate. E sono coloro che da noi votati democraticamente e investiti i pubblici poteri che devono trovare la soluzione. Il tecnico dice qual è il problema, ma poi la soluzione è una soluzione politica. Vorrei sapere altre due cose. Se ci sono stati dei netti miglioramenti della qualità dell'aria quando hanno prolungato la metropolitana gialla da Marciacchini a Comasina, e quando questo l'ultimo pezzo che hanno fatto della linea 5 che hanno ultimato. Non lo so, però di nuovo è plausibile biologicamente che non siano aumentati, ma invece tendono a aumentare in questi ultimi anni di inquinamento, e che ci sia stato qualche vantaggio. Con tante piccole cose si ottiene il risultato. Mi scusi, un chiarimento velocissimo. Dai dati che avete in mano, affermava prima che per quanto riguarda le aziende insalubre o comunque fornitori, aziende che fanno certe lavorazioni, determinate lavorazioni insalubri, non sono la causa, perlomeno dai dati, se vuole che ho capito corretto, della maggiore cioè responsabilità rispetto all'inquinante, la concentrazione inquinante dovuta alla circolazione dei corpi, giusto? Ho capito bene. Rispetto invece a queste aziende che sono presenti sul nostro territorio, cominciano i vettori, quindi fanno lavorazioni chimiche, eccetera, eccetera. Qual è l'ombrello, cioè quale, dai dati di vostro possesso, siete in grado di darci indicazioni rispetto a una distanza di sicurezza rispetto a queste aziende? Perché anche su quello dati non ne circolano. L'ha spiegato molto bene prima, che adesso lo ribadirà Margherita Pronte. In senso assoluto e globale queste fonti di inquinamento agiscono in maniera minima, non essendoci più ormai nelle nostre città i grossi impianti industriali. Però naturalmente a livello locale la situazione è diversa. Ha già spiegato prima e il punto è proprio questo, cioè vanno poi valutate di caso in caso, penso che è difficile dare una risposta globale per tutti, ci sono anche delle quali strumenti abbiamo nel città? Allora, questi complessi vanno monitorati, io adesso non so quale complesso si riferisce lei, però diciamo indicativamente. Faccio un esempio, abbiamo un fornitore di il quale sarà da anni
Allora, io adesso non so come sia esattamente lo strumento, non so come sia esattamente la situazione a livello, diciamo, di persone che se ne occupano, a che punto se ci sono le proteste e dove sono arrivate. Di certo ci saranno dei livelli di inquinanti che questo inceneritore deve rispettare, bisogna vedere se è entro quei limiti o se non lo è. Cioè voi come cittadini potete chiedere delle misurazioni, questo potete fare, potete chiedere che si indaghi sul tipo di inquinamento, potete farlo. Dopodiché bisogna vedere anche in base alla legge che c'è se questo inceneritore rientra o meno nei limiti di legge, io però non lo so, poi ripeto, non è un tema del quale quello degli inceneritori noi non l'abbiamo affrontato perché richiederebbe un altro libro, piuttosto complesso. Non l'abbiamo affrontato in modo specifico all'interno di questo libro, per cui non le so dare una risposta sull'inceneritore di legge. In generale, neanche troppo in generale, nel senso so che ci sono dei limiti che devono rispettare, se non li rispettano saranno in mora, se li rispettano forse questi limiti sono troppo lassi, si può verificare, però quello è un altro paio di maniche. Allora, ci organizziamo. Per piacere, non andare.